Prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio, l'ex primario di chirurgia toracica della casa di cura Santa Rita di Milano, Pierpaolo Brega Massone, sarebbe intervenuto in aula, lanciando un ultimo appello. Non ero un serial killer, avrebbe detto, la mia priorità è sempre stata quella di dare ai pazienti la sicurezza. Estremo tentativo di difesa, però, non sarebbe servito ad evitare una conferma nella condanna all'ergastolo nel processo di secondo grado in cui per appunto era implicato sul caso della clinica degli orrori, così fu etichettata. Processo che invece si è concluso con una soluzione, con la formula perché il fatto non costituisce reato per un medico della sua stessa equipe, condannato in primo grado a 26 anni e 2 mesi di carcere e con la riduzione della pena da 30 a 25 anni per l'ex braccio destro di Brega Massone, che nella fattispecie è un chirurgo. L'ex primario avrebbe assistito impassibile alla lettura della sentenza, poi avrebbe abbracciato la moglie, Barbara, in lacrime, e sarebbe stato portato in carcere di Opera, dove è detenuto. Hanno esultato invece i parenti di Pansera, che si sarebbero stretti attorno al medico assolto dall'accusa di omicidio. Il 9 aprile 2014, Brega Massone, a cui furono già stati inflitti in via definitiva 15 anni e mezzo di carcere per, diciamo così, altri tipi di reati per l'appunto, era stato condannato al carcere a vita, quindi isolamento diurno per 3 anni. Oggi ridotti a 1 anno e 6 mesi. Vi ringrazio per l'ascolto, cari utenti di YouTube. Il video termina qua. Questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Brega Massone e o della sua famiglia, io della sua donna, della sua moglie. Questo video vuole semplicemente e unicamente e limitatamente informare eventuali persone di quello che sarebbe accaduto, di quello che si sarebbe svolto oggi, e siamo al 22 di dicembre del 2015. Grazie cari utenti, il video termina qua. Un saluto, e se qualcuno mi dovesse dire qualcosa dicendomi appunto tramite messaggio privato di tagliare questo video, lo toglierò, ma se non mi arriverà alcun messaggio privato o alcun commento, significa che questo video potrà rimanere tacitamente sul web, perché tacitamente sarebbe stato accettato. Grazie.